appuntamento teatro. Cari amici di Parole in Libertà, ben trovati per Appuntamento Teatro. E per Appuntamento Teatro abbiamo in videocollegamento Maria Villani. Ciao Maria. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora Maria, con te abbiamo assistito a un bellissimo spettacolo al Teatro Bellini, Fronte del Porto. Raccontaci le tue impressioni. Fronte del Porto, sì. Ovviamente i più ricorderanno che Fronte del Porto è un film che ha lanciato definitivamente Marlon Brando nel 1954 e addirittura ha vinto 8 premi Oscar e ha avuto 12 candidature, quindi l'opera è stata di per sé importantissima. Abbiamo visto una trasposizione da americana in chiave napoletana, tutto questo grazie a Enrico Ianniello, molti ricorderemo in A un passo dal cielo, una fiction che ha visto anche come protagonista Terence Hill. Lui interpretava il ruolo del commissario, ma Enrico Ianniello non è tanto un attore di fiction, ma è soprattutto un uomo di teatro e si è sperimentato nella traduzione non soltanto linguistica ma anche culturale da questa realtà americana del porto al vero e proprio porto di Napoli. Il porto di Napoli rivive alla fine degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 con le sue problematiche, con le tensioni interne dovute ai lavoratori, vengono richiamati tutti i luoghi tipici della zona portuale, tra cui anche la chiesa del Carmine, c'è il sacerdote che al fianco dei lavoratori più sfortunati, più in difficoltà, Don Bartolomeo, che è una delle chiavi di redenzione del protagonista, Francesco, l'ex pugile caduto in rovina, l'ex pugile sfruttato da quello che è tutto il contesto malavitoso della zona portuale, e Francesco che prende che riprende il ruolo che fu appunto di Marlon Brando. E possiamo seguire quindi questa redenzione nata grazie anche all'amore che lo stesso Francesco prova per una ragazza, per la sorella di un uomo che lui stesso ha contribuito ad uccidere. E vediamo come da un protagonista sostanzialmente in balia delle onde, inconsapevole, usato, prende sempre più coscienza di se stesso, della sua dignità di uomo, della sua dignità di lavoratore e piano piano ha la forza fisica e anche morale di scagliarsi contro questo potere che lo manipola, contro gli sfruttatori della forza lavoro nel porto e anche contro il suo stesso fratello, e pagherà comunque anche lui un prezzo molto alto. C'è da segnalare una cosa che mi ha colpito particolarmente, Federico, anzi una persona, un interprete che è stato particolarmente toccante, che è Ernesto Lama. Ernesto Lama l'abbiamo conosciuto finora in ruoli brillanti, in ruoli soprattutto di ballerino, di saltimbanco, in ruoli allegri, anche un po' sciocchi, volendo così, per ridere, alla televisione o al teatro. Adesso invece, calato nella parte del boss, del cattivo senza scrupoli, rende sul serio, ha davvero un grande impatto sul pubblico. E poi Daniele Russo, che è il protagonista, che è stato a sua volta protagonista di un altro rifacimento in chiave italiana, non tanto napoletana, non solo napoletana, di Qualcuno volò sul nido del cuculo, con la regia sempre di Alessandro Gassman. Quindi una trasposizione in chiave napoletana di due lavori, quello di alcuni anni fa, due o tre stagioni fa, all'epoca Qualcuno volò sul nido del cuculo appunto, e adesso Fronte del Porto. Dei lavori intensi, dei lavori toccanti, dei lavori che toccano le corde del spettatore e sicuramente non lo lasciano indifferente.
Le scenografie sono molto belle, ci sono dei fondali virtuali che richiamano questo porto di Napoli, spesso immerso quasi in un'atmosfera ovattata. E poi gli scenari mobili che gli stessi attori contribuiscono a muovere diventando parte integrante essi stessi della scenografia come elementi mobili. Uno spettacolo che credo andrà in scena fino al 25 novembre, è da dire. Benissimo, noi ringraziamo Maria per questa recensione certosina, interessante. Invitiamo tutti a seguire il Teatro Bellini perché insomma un cartellone quest'anno merita e quindi vi terremo aggiornati sulle prossime recensioni. Ciao Maria! E prima di salutarti, Federico, diciamolo, viva il teatro! Viva il teatro!